pomeriggio. Complimenti alla Supermamma, ci ha raggiunto in studio, ne siamo onorati. Il questore di Roma, Francesco Tagliente. Questa è una puntata che abbiamo dedicato, insomma, all'Italia che vogliamo. E c'è una vostra iniziativa che ci è sembrata perfetta per raccontare un'Italia che vorremmo. Cioè, voi avete premiato cittadini che non si sono girati dall'altra parte, che non hanno lasciato stare, che non hanno pensato alla propria incolumità, alla propria sicurezza, ma anzi sono intervenuti per salvare persone, per segnalare delinquenti. Sì, guardi, proprio ieri sera una signora a Genzano, sentendo il lamento provenire dal bosco, ha chiamato la polizia, siamo intervenuti, quell'uomo era immobile, non poteva muovere né le gambe né le mani, non poteva utilizzare il telefono, è ricoverato in prognosi riservata, se lo avessimo lasciato lì sarebbe morto. Quella donna ha salvato una vita umana. Oggi io a mezzogiorno sono andato a Genzano e insieme col sindaco abbiamo stretto la mano a quella donna perché è una cittadina che io definisco virtuosa. Sembra un gesto semplice, quasi scontato il telefonare, eppure perché non lo è più? Cioè, perché hai sentito la necessità di andare lì a stringere la mano a una persona che, insomma, ha fatto una telefonata perché ha visto una persona in difficoltà? Qual è la... Che cosa racconta questo? Che intorno c'è troppa indifferenza, troppo egoismo, che cosa? Ma si raccontano troppe storie negative, spesso manca la comunicazione positiva delle cose interessanti che abbiamo. No, io sono fortunato perché il 113 è un termometro straordinario dei rapporti di integrazione sociale, ma soprattutto del senso civico. Ci sono centinaia e centinaia di cittadini che nel momento in cui hanno avvertito una situazione di pericolo che non riguardava se stessi, non riguardava la propria famiglia, ma riguardava terzi, persone sconosciute, non hanno esitato a chiamarci, a metterci nelle condizioni di intervenire risolvendo problemi legati al pericolo della vita, rapine, furti, cioè un'infinità di persone ai quali tra l'altro noi abbiamo dedicato un concerto proprio per testimoniare la nostra attenzione istituzionale verso questi esempi positivi che meritano di essere menzionati. C'è qualcuno che ha bloccato ladri, qualcuno che ha salvato persone che stavano per togliersi la vita. Ecco, questo riapprofitto della sua presenza perché, insomma, se pensiamo all'Italia che vogliamo non possiamo che pensare a un paese anche più sicuro. Questo credo che sia in cima sempre a tutti i desideri delle persone. Poter stare tranquilli e in sicurezza. Si è parlato molto di Roma come, insomma, per un momento difficile sta vivendo la capitale. Ci sono tanti omicidi, si parla di record. Lei, questore di Roma, cosa ci può dire? Ma se parliamo di omicidi dobbiamo guardare a lungo periodo e registriamo una crescente diminuzione di questi fatti avvenuti negli ultimi 20 anni. Scorso anno abbiamo registrato, solo nel 2010 abbiamo registrato 23 omicidi, lo scorso anno 32 e comunque sempre meno di tutti quelli registrati negli anni precedenti. E c'è da dire che 24 omicidi su 32 sono stati risolti grazie alla capacità investigativa della polizia e dell'arma dei carabinieri insieme con la magistratura. E quest'anno degli 8 episodi, 8 sono stati già risolti. Abbiamo purtroppo poco tempo, però le rapine stanno aumentando, quelle proprio per crisi, diciamo, di persone che hanno proprio problemi economici. E quindi su questo c'è un aumento, questore? Allora, indubbiamente la crisi sta determinando un aumento dei reati predatori per necessità, i furti di tenue valore. Tuttavia, se noi guardiamo le rapine sì, sono aumentate leggermente dell'1%, ma a fronte dell'aumento dell'1% delle rapine, l'azione di contrasto, ho i dati solo della Polizia di Stato, ha consentito di incrementare gli arresti del 17% e le denunce in stato di libertà dei rapinatori addirittura di oltre il 50%. Quindi le istituzioni ci sono presenti, sono attive, sono reattive e sono determinate a continuare un'azione finalizzata a garantire non solo il diritto di essere sicuri ma anche quello di sentirsi sicuri sui nostri territori. Grazie a Francesco Tagliente, questore di Roma. Sì. Grazie a tutti per il vostro contributo. Torniamo tra pochissimo.